18:41, buonasera da Venezia, da Pianeta Oggi TV, in studio Massimo Bonella per la conduzione di Spazio Aperto, che questa sera sarà con una formula un po' speciale. Comunque ritroverete sicuramente nelle prossime settimane i conduttori, i titolari di questa trasmissione, vale a dire Ugo Lombardi e Antonella Intranò da Bari. E iniziamo subito con le ultime notizie. Beh, sappiamo naturalmente di Napolitano, questo presidente dell'Italia che si è dimesso, ne stanno parlando tutte le testate, tutti ne stanno parlando anche molto bene, strabene. Ecco, ormai è inutile che anche noi qua ci soffermiamo, se non che posso dire che ricordare che questo presidente ha firmato alcune leggi che lasciano un po', come dire, che fanno pensare. Ne cito una solo, una per tutte, come la legge Fornero, che praticamente non sappiamo se arriveremo vivi alla pensione. 18:42, proseguiamo con le notizie. Dunque, le borse europee hanno chiuso in forte ribasso con perdite intorno all'1,5%, Milano ha ceduto l'1,59%, giù finanziari ed energetici. Poi ancora emergenza su NASA, pericolo scongiurato sulla stazione spaziale internazionale. La NASA ha fatto sapere che l'allarme scattato per una presunta perdita di ammoniaca era probabilmente dovuta al malfunzionamento di un sensore. L'equipaggio, tra cui l'italiana Samantha Cristoforetti, ha subito avviato le procedure di sicurezza in collaborazione con Houston e Mosca. I sei astronauti si sono trasferiti nel segmento russo. Grazie a tutti, scrive l'astronauta dell'ESA, siamo tutti bene qui nel segmento russo e siamo al sicuro. Bene, adesso veniamo all'approfondimento, dunque vi proponiamo il punto di Giulietto Chiesa per quanto riguarda quello successo di terrificante a Parigi. Solo un attimo, dunque, che diamo il via alla regia qui di Venezia, di Pianeta Oggi TV, per il collegamento con Pandora TV di Roma. François Hollande, il presidente francese, ha detto oggi attentato alla nostra libertà. Io penso che si sia trattato piuttosto di un attentato alla pace mondiale, agli equilibri internazionali, a quei pochi precari equilibri che ancora esistono, a quel poco che resta della sovranità dell'Europa. Il massacro di Parigi è la strattonata, forse quella finale, che punta a trascinare l'Europa in guerra. L'ISIS è una trappola ben congegnata, quasi perfetta come altre che sono già scattate in passato, ma molti non hanno ancora capito la lezione. L'ho già detto e scritto altre volte, lo Stato islamico è creatura molto inquinata, è molto dubbia. Le frequentazioni di al-Baghdadi con i servizi segreti americani, con il senatore McCain, si sposano con la domanda a cui troppi nostri commentatori in questi mesi non hanno neppure provato a dare risposta. Chi paga? Chi paga un esercito di oltre 50.000 uomini, le loro armi, gli stipendi, le comunicazioni, tutto? Chi paga? E poiché non è la Russia, perché nessuno può dire che sia la Russia e non è neanche l'Iran, perché lo Stato islamico è nato proprio contro l'Iran. Allora restano pochi candidati nel ruolo di mecenati del terrorismo cosiddetto islamico. E quindi tutto quello che viene di lì, io credo che sia del tutto giusto, legittimo e pertinente considerarlo inquinato. Pochi capiscono che i servizi segreti, quelli occidentali, sto parlando innanzitutto di quelli occidentali, sono ormai diventati creature potentissime, senza nessun controllo, che agiscono 24 ore su 24, il cui mestiere è quello di sfuggire al controllo perfino degli stessi dirigenti politici. Quanti dovrebbero riflettere su quali sono i gradi di libertà dei dirigenti europei? Perfino il povero Hollande, permanentemente sotto controllo e permanentemente sotto minaccia.
se non obbediscono agli ordini. Ma la trappola è ben congegnata anche in un altro senso. Ho scritto oggi poche righe su Facebook. L'ho fatto semplicemente per invitare a una reazione meditata a quello che sta accadendo, al terribile fatto di sangue di Parigi. Era semplicemente un modesto, opinabile forse, tentativo di invito al ragionamento. Ma ho misurato in pochi minuti la violenza delle reazioni islamofobiche e razziste che albergano in casa nostra, non nel Medio Oriente. C'è un esercito di cani arrabbiati qui in Europa, qui in Italia, pronti a mordere dove ordina il padrone. Tori schiumanti di furia che muovono le loro corna verso il nemico di turno, messo in bella vista perché sia esecrato, senza chiedersi neanche chi e perché e come è riuscito a metterlo in bella vista. Piango i colleghi uccisi, giornalisti, piango Volinsky, un genio della satira che ha accompagnato tutta la mia giovinezza politica. Ma c'è una muta di stupidi, imbestialiti perché cerco di pormi la solita, unica, legittima domanda: a chi giova tutto questo? Chi è stato? Imbestialiti oggi sono gli stessi, perché cerco di capire quello che è successo a Parigi, così come sono imbestialiti perché ho chiesto che si facesse luce sul colpo di Stato di Kiev, su chi lo aveva aiutato, su chi lo aveva organizzato e finanziato, e imbestialiti perché cerco di tirare fuori le vere responsabilità sull'abbattimento del Boeing malesiano del 17 luglio di quest'anno. Loro, e sono milioni, lo sanno già chi è stato, purtroppo. Per loro non c'è bisogno di nessuna spiegazione, sanno già tutto. Vittime, poveretti, in massa della sindrome di Stoccolma, amano il Grande Fratello che ha già incatenato da tempo i loro cervelli. Io ho paura, non solo degli attentatori che abbiamo potuto vedere con quanta freddezza e abilità sono andati all'attacco e sono fuggiti, professionisti, non kamikaze. Riflettiamo anche su questo. Ho paura però anche dell'esercito di imbestialiti manipolati in Europa, già pronti a entrare in guerra. Non è ben chiaro contro chi, ma sicuramente in guerra. E più li sento gridare, sia costoro, sia quelli che a Parigi hanno voluto che li si sentisse ben chiaro inneggiare ad Allah, più penso, sentendo gli uni e gli altri, che il massacro di Parigi è stato pensato proprio per accedere alla miccia. Per questo sono inquieto. Tanti sono inquieti. Bisogna vedere se riusciamo a governare la nostra inquietudine per cercare di capire esattamente chi muove le pedine e dove ci vuole portare. Lo dico da tempo e oggi è un giorno che lo conferma, che il viaggio attorno al sole diventa sempre più pericoloso. Giulietto Chiesa per pandoratv.it. Benissimo, allora stacchiamo subito da Pandora TV, vediamo se abbiamo delle notizie dell'ultima ora. No, non c'è nulla, allora sono le 18.50, termina qui questa edizione di Spazio Aperto, il nostro approfondimento settimanale. In studio a Pineta Oggi TV, Massimo Bonella, che restituisce la linea alla regia centrale di Sai su Web Network di Treviso a Rosario Moreno per il proseguimento della programmazione musicale della rete di Sai su Web Network. Gentilissimi signore e signori, buonasera.